Perché, secondo voi? Patisce il caldo, adesso ho provato a metterla fuori ed effettivamente è da 2 minuti che è fuori e già qua si sta alzando. Può essere che sia troppo caldo in casa per questo tipo di pianta? Invece questa no, forse perché è più esposta verso il balcone, verso la finestra e quando apro così prende aria. Vabbè. Comunque, buongiorno a tutti. Oggi per me è sabato, oggi sono a casa, sono le 8 e un quarto, ancora non ho concluso niente. Oggi proprio me la sto prendendo a rilento. Concluso niente? No, vabbè, mi sono alzata con Mira alle 5 e mezza, abbiamo fatto colazione insieme e adesso mi sono messa all'editing e adesso sto caricando il video, insomma, già quello mi porta via un po' di tempo. Io direi che prima di ogni cosa, una bella doccia che sicuramente serve a rigenerarmi. Magari mi tolgo questa che mi dà ancora più carica, perché ci sono le volte che riesco a fare tutto nonostante sto in pigiamata, ecco, diciamo così. Ci sono giornate come oggi che magari se mi faccio la doccia, se mi vesto, anche se poi mi vesto da casa, però insomma mi sento un attimino più carica. Quindi direi che la prima cosa che possiamo fare è quella di andarci a fare una doccia. Doccia fatta. Oggi ho bisogno davvero di sprint, quindi mamma mia che buio. Quindi oggi mettiamo anche le scarpe da ginnastica. È buio, vero? Accendiamo la luce. Cioè, io ci vedo, per voi è un po' buio, ma insomma. Oggi stavo dicendo, ho davvero bisogno di sprint, quindi oltre alla tuta mettiamo anche stranamente le scarpe per stare in casa, scarpe da ginnastica. Le metto in casa semplicemente perché sono nuove, sono comodissime, amo di ciabatte, tanto vero che ne ho prese due paia, uno che utilizzo per andare a lavorare, l'altro ho pensato di tenerlo a casa, però poi tanto mi sa che utilizzerò anche queste per andare a lavorare perché sono davvero davvero comode. Però insomma, oggi mi aggrappo contrariamente al metodo Fly Lady, contrariamente nel senso che sappiate tutti che il metodo Fly Lady consiglia di tenere un po' a casa le scarpe con i lacci perché ti danno più carica. Sapete che io non lo faccio mai, sono contrarissima a tenere le scarpe in casa, indipendentemente ovviamente da quelle sporche che si usano per fuori, mai sia, ma più che altro proprio per il fatto che già tutto il giorno tieni i piedi costretti nelle scarpe, ecco, e quando arrivi a casa, secondo me, il senso di libertà è proprio quello che ti cambi, ti metti comoda con i vestiti da casa e togli le scarpe per infilare le ciabatte oppure fare come faccio io, tenere i calzini antiscivolo. Però ecco, oggi mi sa che oggi ci provo. Tengo proprio le scarpe al posto delle ciabatte. Vediamo se questo mi dà ancora nuovamente più sprint.
l'abbiamo finito. Anche oggi, essendo sabato e non lavorando, stando a casa, a differenza delle altre volte, non, a differenza di un po' di mesi fa, non vado a fare ulteriori cose. Prevalentemente ho ancora un po' di influenza, però diciamo che sto provando a gestirmi diversamente, come appunto vi avevo accennato in un paio di video fa. Quindi la cosa extra, se vogliamo, sono le lavatrici in più tra oggi e domani, nel senso che ci saranno quelle domani mattina, laverò le lenzuola, le stendo e la sera sono asciutte, però tendenzialmente le lavatrici, ecco, non ho neanche più il giorno della lavatrice, riesco tranquillamente a farle giornalmente o comunque sia all'occorrenza. La cosa extra è stata le scale e la finestra, che mi sa che non ho ripreso, vero? No, no, non ho ripreso perché ho passato l'aspirapolvere, ho lavato qui, poi sono scesa giù col mocio e no, perché il telefono era rimasto dove vi avevo lasciate. Quando stavo stendendo la prima lavatrice, poi si era bagnato e non sono più tornata indietro, vabbè, insomma. Niente di che, ecco. Non possono. Quali sono i vostri telefilm preferiti di questa stagione? Allora, io guardando tanto questo, The Witch, non mi ricordo come si intitola, vabbè, direi, penso lo conosciate tutti. Guardando, insomma, diciamo che ormai sono puntate che ho già visto, però mi piace tenerlo così, come compagnia. Ecco, ci sono le volte che invece metto la musica, le volte che, soprattutto se sto di qua in cucina, mi piace avere il televisore per compagnia. E direi che è anche giunta l'ora, è anche giunto il momento di iniziare a tagliare e cucinare questa zucca. Perché se no finisce che tra un po' marcisce se la tengo ancora lì. E devo fare sia quella che questa. Questa sto che dura un pochettino di più. Iniziamo a fare quella. E poi dopo vediamo. Ho finito, le ho tagliata un po' a dadini che adesso andrò a mettere via dentro i sacchetti gelo e la terrò nel freezer per fare i risotti piuttosto che qualche zuppa in crock pot e sicuramente ecco, ho tirato fuori le cose che ho, così finisco quelle patate e quelle carote che sono da far fuori e vado a fare una vellutata in crock pot di zucca con zucca, patate, metterò delle lenticchie rosse, carota. Tendenzialmente ci va il porro, dovrei averne ancora uno in freezer, ma comunque sì, ho anche tirato fuori questa cipolla perché è
e da fare, insomma, sto facendo tutte le cose da fare. Mentre quella che vedete tagliata così a listarelle, quella la faccio o in forno, tipo adesso infatti me ne faccio un po', visto che il forno è acceso, la metto semplicemente su una pirofila in forno con olio, sale e origano, e a me piace così, a mille no. Oppure la faccio anche alla griglia, questa tagliata sempre così a listarelle, e a me piace molto. Laddove invece finissi questa qui fatta a cubetti e mi avanzasse questa fatta sempre così, tagliata così, insomma, quando vado a scongelarla, la metto insieme alle patate. Se faccio le patate al forno, la metto anche dentro. Mentre questa qui, che è ancora in forno, ne avrà ancora per un po', sta iniziando a farsi, la lascio così fino a quando lei diventa poltiglia. Faccio proprio una purea, una poltiglia, anche quella vado a surgelarla, e con quella idem la uso se faccio qualche zuppa o qualche minestrone che poi vado a passarlo, oppure la utilizzo per fare la torta. Avevo fatto la torta l'anno scorso, quindi non sto a rifare il video uguale. Se mi ricordo ve lo linko da qualche parte, ve lo metto sotto nel box informazioni se a qualcuno così interessa. E insomma, adoro adoro la zucca. Quindi direi che per quanto riguarda questa prima zucca siamo praticamente giunti alla fine. Adesso finisco di preparare due o tre cosette, metto via l'altra zucca nei sacchetti. Volevo farvi vedere come mi preparo la zucca. La metto semplicemente così in una pirofila, un pochettino come fare le patate al forno. Metto olio, sale, pepe. E rosmarino. E vado a metterla in forno. L'anno scorso l'avevo anche congelata così, quindi l'avevo cucinata e l'avevo messa via, cucinata, scongelata, in modo che quando mi serviva la tiravo fuori e potevo mangiarla. Andavo poi a scaldarla giusto in padella o magari sulla griglia al volo per non starla a fare cucinare tanto, ma non mi ha entusiasmato tantissimo, quindi preferisco congelarla così cruda. Houston, abbiamo un problema. La zucca ha fatto una marea di acqua. Secondo me perché è una. Ma infatti è diversa estetica. Sì, ho messo il cavalletto basso, scusate. Infatti è diversa dall'altra zucca. Cioè, avete visto, era rotonda, sembrava un pallone. Aspettate che vedere. Cioè, non so come mai ha fatto tutta quest'acqua qui. Non mi era mai successo. Ecco, il problema è che stavo provando ad alzarla, solo che è tutta spaccioccata e ho paura che. Provo a fare così. Faccio un'altra cosa invece. Al posto di buttare l'acqua, visto che devo fare la zuppa, faccio che mettere quest'acqua qua dentro. Cosa dite? Ho avuto un'idea geniale. Solo che ci sono ancora dei filetti che non ho tolto bene. Questa la lasciamo qua. Adesso questa la faccio raffreddare e poi si fa praticamente una purea, una poltiglia che metto nei sacchetti e metto via. Volevo fare un video a parte, ma che video da parte bisogna fare? Vado a fare la mia vellutata di zucca, praticamente come vi ho detto, carote che ormai sono lì che chiamano, come dico io. Metto carote, cipolla, anche se tendenzialmente ci andrebbe il cipollotto, ma sono andata in freezer a controllare e non ne ho più. Metto le patate, metto la zucca e metto le lenticchie rosse.
Metto le lenticchie rosse che queste qui non hanno bisogno di ammollo. Sale, olio, pepe, un po' di gusti a piacimento. Metto nella crock pot, questa volta la faccio andare sul 2 così fa una cottura un pochettino più veloce, semplicemente perché giorno, in modo che per questa sera, per cena, è pronta. Ok, la zuppa è lì, cuocerà all'incirca dalle 6 alle 8 ore, devo guardare, e ho aggiunto anche delle castagne, non so se le vedete, quelle lì bianche, ho messo anche un paio di castagne, che poi continuo a dire che è zuppa, ma io in realtà vorrei fare una vellutata, quindi frullare tutto e vedere, insomma, che rim dovrebbe rimanere abbastanza consistente. Poi una volta frullata, se vedo che invece è tanto liquida, la metto a questo punto sul fuoco e la faccio asciugare un po'. O se no le vado ad aggiungere la farina di... cos'è che si mette? Ah, mi viene in mente quella lì per farla addensare un attimino. Bene, che dire ragazzi? Io direi che è giunto il momento di pulire la cucina, quindi adesso sistemo la mia cucina, la mia zucca è ancora, no, è ancora troppo calda, sta iniziando a... Così poi andiamo a metterle via. Niente, spero di avervi fatto compagnia con questo vlog casalingo di questo sabato di normale routine. E io vado a sistemare la cucina e poi direi che è quasi ora di iniziare. No, preparare pranzo no, perché alla fine è prestissimo, sono ancora le 11:20, 11:10. E mille prima dell'una e mezza alle 2. L'una e mezza oggi dovrebbe arrivare, salvo intoppi. E sì, cioè guardate dove avevo messo. E vabbè, è così. Guardate che ho già fatto casino. E niente, io spero di avervi fatto un po' di compagnia con questo vlog casalingo. E se avete piacere, noi ci vediamo domani. Ciao!